siamo in uno dei posti più importanti e più famosi al mondo per l'enduro, una delle tappe più importanti e più incredibili del campionato del mondo EWS. Siamo a Finale Ligure. Per testare e per raccontarvi le sensazioni di una nuova anteprima mondiale, la nuova Pivot Shuttle AM. Pochi minuti fa, John Pentecost, il responsabile Europa, insieme a Davide Bonandrini, distributore per l'Italia di Pivot, hanno presentato e raccontato i dettagli di questa nuova Pivot Shuttle AM. La più grossa novità è il motore. Per la prima volta nella storia di Pivot, questa bicicletta è motorizzata Bosch Performance CX, con batterie da 6,25 e 7,50, poi domani vi racconteremo i dettagli. Questa è la più grossa novità, ma anche i dettagli e le specifiche tecniche rappresentano qualcosa di nuovo e innovativo per il marchio Pivot. Ora torniamo a tavola e domani saliremo in sella per raccontarvi le impressioni, i dettagli, prezzi e tutte le specifiche di questa nuova e-bike da enduro. Sarebbe stato quello di raccontarvi tutte le mie impressioni, i dettagli, le specifiche direttamente alla fine del giro, ma il mare era davvero troppo invitante per non fare un tuffo e fisicamente sono messo abbastanza male per poter fare un video al mare. Quindi ho deciso di farlo il giorno seguente e raccontarvi le mie impressioni a caldo e a freddo di questa due giorni incredibile. Prima di tutto voglio fare una piccola parentesi sulla location. Finale Ligure è qualcosa di spaziale. Ora veramente capisco il perché per tanti rider della mountain bike è definito come uno dei migliori posti al mondo. Oltre 600 km di sentieri è qualcosa di veramente incredibile e per questo ringrazio infinitamente DSB, Pivot e anche Evolve Bike per averci fatto da guida in questi due giorni davvero incredibili. Presto però organizzeremo sicuramente un tour e una due giorni dedicata a tutti voi a Finale Ligure, perché è qualcosa di veramente divertente. Passiamo ora al vero scopo di questo video, ovvero raccontarvi la novità. Qui alle mie spalle trovate la Shuttle AM attuale, bicicletta che però non va a sparire, anzi rimane in gamma anche per il prossimo anno. Una bicicletta completamente diversa dalle idee e dalle tecnologie diverse rispetto a quella che abbiamo provato ieri. La nuova Shuttle AM Bosch invece andrà ad aggiungersi alla gamma che sta diventando sempre più ampia di Pivot. Abbiamo visto nelle scorse settimane la Pivot Shuttle LT e la Pivot Shuttle SL. Quella che abbiamo provato nei giorni scorsi si colloca proprio vicino alla LT, quindi una bicicletta dalle potenze normali, Bosch Performance X 85 Nm, questa abbiamo detto essere la novità più importante, contro nella LT invece Shimano 750 in entrambi i casi, ma due motori diversi e due concezioni diverse, perché la LT è una bicicletta davvero enduro, 160 mm e il travel posteriore, 170 mm l'anteriore,
ma una geometria, delle specifiche, un angolo di sterzo, un reach completamente diverso rispetto a quello che è la sciatola M. Quindi due concetti di biciclette completamente diverse, non solo per il motore ma anche appunto per le geometrie. Ora passiamo alle mie impressioni, a quello che ho provato in questi due giorni. Innanzitutto la prima cosa che colpisce dopo 5 metri che si sale in sella a questa nuova bici è la leggerezza, soprattutto sull'avantreno. Io penso sia la bici che a sensazione è la più leggera in assoluto a livello di guida. La bici comunque è molto leggera perché, considerando la batteria da 750 watt-ora, siamo sulla taglia M a 22,7 kg rispetto alla media delle bike oggi sul mercato con batteria da 750 watt-ora. Siamo decisamente sotto la media, ma quello che colpisce non sono quei chilo, 2 kg di differenza, ma è sicuramente il baricentro e la disposizione dei pesi. A livello di guida siamo molto molto vicini a una guida di una Light IMTB, perché appunto concentrando e bilanciando così bene i pesi della bicicletta e dei componenti riusciamo ad avere una leggerezza a sensazione davvero incredibile. Questo è il primo aspetto davvero positivo di questa Pivot. La stessa cosa vale anche per l'agilità. La bicicletta è molto molto agile, nei cambi di direzione ha un'agilità e una velocità davvero molto molto importante, è un qualcosa che difficilmente ho provato. È sicuramente molto agile grazie anche alle escursioni e al peso ridotto. Terzo aspetto decisamente positivo è la facilità di guida. È una bicicletta che va bene a tutti i livelli perché è una bicicletta facile, agile, è comoda anche in salita e una bicicletta che rispetto alla LT è decisamente molto più facile e facilita molto di più la guida. La LT, essendo una bicicletta molto più estrema, è una bicicletta decisamente più fisica, nonostante l'abbiamo visto nel test che rispetto alle altre super enduro rimane comunque una bicicletta agile. Passando invece a quelli che possono essere un attimino i difetti, il posteriore rimbalza un pochettino e questo rende la bicicletta più nervosa rispetto, diciamo, alla LT. Ovviamente il DV-Link rimane sempre un sistema che permette di, a sensazione, diciamo così, sembra di guidare una bicicletta con un travel decisamente più alto rispetto ai 148 mm, ma rimane comunque rispetto alla LT il dietro un po' più difficile da sistemare perché abbiamo dovuto modificare un po' il setup andando completamente in una direzione diversa rispetto a quello che avevamo sulla LT. Rispetto alla LT abbiamo dovuto andare con pressioni di gomma più basse per riuscire ad avere un grip migliore, ma il vantaggio grosso è che diventa molto agile e molto facile fisicamente. La cosa che potrebbe risolvere un pochettino questo, diciamo, rimbalzo e questa reattività così importante sarebbe quello di andare su un ammortizzatore a molla posteriore, anche se non so quanto ne varrebbe la pena perché andiamo a snaturalizzare, usiamo questo termine, questa bici da all mountain. A livello di guida queste sono le sensazioni che io ho avuto in questi due giorni e vi posso dire che l'abbiamo provata in tutte le tipologie di sentieri. Passiamo ora alle caratteristiche tecniche di questa bici. Innanzitutto il travel, l'abbiamo detto, è un 148 mm al posteriore e un 160 mm all'anteriore. Per Pivot questa è una bicicletta da all mountain. Nella realtà, secondo me, siamo già su un enduro, perché un 160 mm con questa inclinazione di sterzo, devo dire che la bici, secondo me, è più vicino a un enduro che a una bici da trail. Ovviamente i vantaggi che abbiamo detto prima, leggerezza e reattività e facilità di guida, la portano più su una bicicletta semplice rispetto alla long travel. Ebbene, cosa cambia allora dall'LT e quando è meglio un LT o quando è meglio una AM? Secondo me l'LT è proprio per chi vuole andare
a trovare e a chi cerca una bicicletta estrema da gara, un qualcosa che ti permette anche di girare tranquillamente in bike park senza avere la minima limitazione. Ovviamente di contro però perde tanto in agilità e risulta una bicicletta più stancante a livello fisico, più fisica. La M invece è un qualcosa che ti permette di pedalare più comodo, risulta una bicicletta più semplice e meno stancante anche per giri molto lunghi, e quindi una bicicletta che secondo me può collocarsi per chi non va a cercare l'estremo, o meglio, chi va forte ma non vuole cercare così tanto l'estremo della long travel. Il motore Bosch rispetto al motore Shimano secondo me va a preferenze, non direi che non c'è un motore che va meglio o peggio tra i due, è secondo me a livello di preferenze, perché a livello di utilizzo sono due motori diversi. Il motore Bosch molto più cattivo nell'erogazione, quindi tocco i pedali e spinge sempre alla massima potenza che ho inserito. Lo Shimano invece è più progressivo, quindi ha il vantaggio nel viscido di essere appunto più progressivo, avere più trazione al posteriore. Di contro devo più avere una cadenza maggiore per avere la potenza. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, le specifiche, le versioni e i prezzi, vi invito a cliccare qua in alto a destra del vostro schermo per andare sulla nostra pagina di questa nuova Pivot Shuttle AM. Vi anticipo che le versioni saranno tre, saranno solo in carbonio, saranno solo montate Bosch. L'altro aspetto che tengo a sottolineare è quello che per la prima volta un marchio premium, come può essere appunto Pivot, Yeti, entra nel mondo Bosch. Le batterie, abbiamo detto, sono in 6,25 per la versione, chiamiamola entry level, anche se è veramente un eufemismo dire che una Pivot è entry level. Un montaggio appunto con Fox Performance, cambio tradizionale, quindi non elettronico, cambio meccanico. Sulle due versioni successive abbiamo invece il cambio elettronico, sospensioni Kashima e batteria da 7,50, con la versione SL la più completa, dove adottiamo il motore Performance CX Race, un motore che ha più potenza rispetto al CX tradizionale e ha quella particolarità di spegnere la potenza, spegnere il motore pochi secondi dopo aver smesso di pedalare. Questo crea un grande vantaggio in salita nel affrontare gli ostacoli più impegnativi. Di conseguenza questo ritardo bisogna abituarsi, perché ovviamente quando io smetto di pedalare siamo abituati che i motori attuali appunto sono molto immediati nel spegnere il motore. Qui abbiamo un motore che spinge, quindi nelle tornantini molto stretti devo abituarmi. Vi ringrazio infinitamente per aver seguito questo video, per seguirci in tutti i video. Vi ringrazio ancora infinitamente per venire a trovarci in sede. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, perché per noi è davvero molto importante e per te, oltre a essere gratuito, ti permette di rimanere sempre in contatto con il mondo delle e-bike. Grazie e al prossimo video.